Il deputato Abubakar Soumahoro si è autosospeso dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra dopo che oggi sono arrivate nuove accuse. Questa volta sono due amici ed ex colleghi della Lega Braccianti Torretta che accusano Soumahoro di aver tenuto per sé i soldi raccolti durante una raccolta fondi per i braccianti dei campi in cui lavorava. Soumahoro è arrivato in Italia nel 99, a 42 anni, laureato in sociologia, è entrato in Parlamento dopo essere stato sindacalista del coordinamento agricolo dell'Unione Sindacale di Base, occupandosi della tutela dei diritti dei braccianti. Domenica scorsa il deputato si era sfogato via social con un video su Facebook in cui lacrime esprimeva tutto il suo rammarico per le accuse mosse nei confronti della moglie e della suocera su eventuali irregolarità in due cooperative pro migranti di Latina. La suocera risulta indagata per malversazione, il nome del deputato non compare nelle indagini. Ora i suoi ex colleghi lo accusano di essersi intascato 250.000 euro raccolti durante la pandemia per aiutare i braccianti che lavorano nel sud Italia e che vivono in condizioni disastrose all'interno dei ghetti. Ti scriviamo perché stai esagerando, non venire mai più tra noi.